negli occhi della tua ragazza, da qua su, per mezzo di un effetto ottico, io vedo di quanto lei sia realmente innamorata di te. Purtroppo, fra 2 o 3 anni, c'è una mutazione genetica naturale che lei subirà nei tuoi confronti. Ci sono 2 tipi di donne. Quella che ti chiama piangendo. Quella, io non era anche mio. Che tu dici, amore, sei un ascensore, vuoi che ti chiamo dopo? O se no quella che c'è 3-4 mesi che non ce la fa più, non ti sopporta più, ti chiama, sembra l'esorcista, gli gira la testa, adesso basta, meno di coglioni, Ti esce il verde dal telefono, ti propone la convivenza, noi maschi ci spaventiamo. Comincia il telefono, allora ho visto un divano da mettere in soggiorno della Chateau d'Ax, stiamo scendendo nel champion di Guy Laroche, 4.300 euro, questo lo paghi tu. Va bene. Ho visto un appartamento in centro a Milano, 6.000 euro, questo lo paghi tu. Va bene, io guadagno 1.250 euro al mese, non so cosa facciamo, però se lo dici tu. Noi maschi ci spaventiamo perché noi fondamentalmente siamo dei mammoni. Finché vivi a casa con tua mamma, ti svegli all'1 del giorno dopo, hai il menù. C'era mia mamma, mi aspettava, prego, 3 primi, 3 secondi. Avevo una vestaglia su WPF, Pucci Family. Mio papà col carrello dell'enologo, buonasera, abbiamo oggi uno Chardonnay. Tornavo a casa alle 3 del mattino, camicia sudata dalla discoteca, aprivo la porta del bagno, la vasca in fondo, prendevo la camicia, ma sì, vado, le scarpe, una in balcone, l'altra aprivo la stanza dei miei genitori, pom, in testa mio padre. Lui prendeva la scarpata, toccava a mia mamma e le faceva, è tornato. Ma nessuno mi dava fastidio. Noi maschi ci spaventiamo della convivenza, perché noi, per i primi 35 anni, che è la nostra adolescenza, secondo me abbiamo 2 neuroni. Io mi svegliavo al mattino il primo, la figa. Mi giravo al pomeriggio, interite. È stata una mia parte importante della mia vita. Poi sono diventato molto amico, secondo me, del più grande attaccante che abbiamo avuto negli ultimi 50 anni, che è Bobo Vieri, che è qua con noi questa sera. Eccolo qua, ciao Bobone. Il mio Bobone. Ho fatto di tutto per conoscerlo. Quando l'ho conosciuto non ci capivamo molto perché lui... Poi come cammina, lui ha visto che cammina con le gambe... E ho fatto l'ultras da giovane, sai quando sei giovane non capisci, continui... Mi svegliavo al mattino... Bastava che cazzo vuoi... Mi posso avere dell'acqua fuori, quella lì è caldissima, se c'è una bottiglia un po' più fresca. Tira tranquillamente, tira. Questa l'ha capita, no? Che... All'interno della coppia, agli inizi, lei, poverina, si prodiga nel cercare di farti dimangiare come faceva tua mamma. Viene lì e dice, dai, dimmi, cosa ti faceva la tua mamma? Dai che lo imparo anch'io. Sì, figurati. Lo impara anche lei, figurati. Dai, dimmi, dai. Spezzatino lo sai fare. Sì. Me l'ha portato, sembrava il Ciappi. C'avevo un cocker del terzo piano e quando sentiva il profumo veniva giù, mi grattava nella porta. Metteva così tanto sale e sembrava il mar morto. C'era lo spezzatino che galleggiava, morto così. Allora si incaglia lei, comincia a farti 4 salti in padella. Ma io non ce l'ho con l'azienda, ce l'ho con lei perché non lo scongela. Un giorno mi ha portato una palla di ghiaccio e gli faccio, che c'è qua? Il cacciucco, soffia che io c'ho Pilates! Mi sono accorto dai piccoli prodotti per la casa di come è cambiata la mia tutela, vedrai Luca. Allora, un giorno ero in doccia, ancora quando avevo i capelli, non trovavo lo shampoo, sai quando ti giri non c'è lo shampoo. Ho aperto lo sportello, lei era in cucina e le ho detto, amore, mi dai un po' del tuo shampoo? Lei, no, ma tu sei cretino o che cosa? Lo sai o no che io uso Kerastase con i microorganismi radioattivi indiamantati della Valchiria? Per la ricrescita naturale del bulbo. Io. Un po' di shampoo, il mio dov'è? Là nell'armadietto i detersivi. Dietro all'asta limone c'è testa nera da 2 litri, con le ortiche morte dentro. Parliamo dei prodotti dell'igiene orale. Lei ha uno spazzolino della Oral-B che cambia ogni 10 giorni, costa 16,80 euro. Il suo dentifricio, Blanks, che appena finito di lavare i denti va in balcone e comincia. Fa vedere tutti i diamanti per la città.
Parliamo del mio settore. Io da 4 anni ho 2 spazzolini, non sempre gli stessi. Uno ormai è un moccio vile, è rimasta solo la plastica su. Il dentifricio me lo comprerei, si chiama Tartorex, è un tubo di queste dimensioni. Se lo apri al mattino, per riaprirlo la sera ci vuole il pappagallo dell'idraulico, perché non si apre! Un giorno mi ferma in soggiorno e mi dice, devo parlarti. Ho detto, strano, 3 anni che non mi rivolge la parola, dimmi. Con quale dei 2 spazzolini tu ti lavi i denti? Io ho detto, amore, non lo so, una sera prendo uno, una sera prendo l'altro. No, perché con uno dei 2 mi sono sempre dimenticato i denti che tiro via la cacca e il calcare dai sanitari. Vado al dentista, mi fa, apra, chiuda, non c'è più...